Beh, è stato avviato circa 2 anni fa, eravamo nell'autunno del 2013, ci siamo incontrati con i soggetti che poi hanno firmato il protocollo d'intesa e da parte mia c'è stato un entusiasmo e una disponibilità ad accogliere subito l'idea di poter essere proprio io, nel momento del mio mandato da assessore regionale ai beni culturali, ad avviare questo iter della candidatura. E il protocollo è stato firmato naturalmente da tutti i soggetti, quindi dal comune di Taormina, dal Parco Florale dell'Alcantara, dal Parco Archeologico di Naxos, dall'assessorato naturalmente, e ha visto subito partire un progetto che credo che stia portando i suoi frutti e spero che li porti. Quali sono le sue sensazioni? Beh, le mie sensazioni è che in realtà ci sono ancora alcune incognite, io credo, e c'è un controllo anche che l'UNESCO fa non solo sulle nuove candidature, ma anche su come vengono gestiti i siti UNESCO della Sicilia. Quindi siamo tutti un po' sub iudice, questa è la mia sensazione, che non smorza gli entusiasmi assolutamente, ma che anzi credo possa portare a un maggiore senso di responsabilità rispetto al nostro patrimonio culturale, non solo di quei siti UNESCO che ormai abbiamo in qualche modo incamerato, no? Abbiamo fatto nostri e che abbiamo il dovere di mantenere, no? In uno stato decoroso e di cercare di valorizzare il più possibile. Fra l'altro devo dire che la nuova programmazione, la prossima programmazione europea, le linee strategiche pensate in assessorato dall'assessore Purpura, sono tutte mirate a un potenziamento dei siti UNESCO, una valorizzazione dei siti UNESCO. Quindi la prossima programmazione europea in Sicilia è tarata sui siti UNESCO. E allora, fra le vecchie candidature e le nuove candidature, fra i vecchi siti e i nuovi siti, io credo che ognuno debba fare la sua parte, cioè assumersi le responsabilità e cercare di portare avanti quello che è giusto portare avanti, con la consapevolezza che comunque siamo osservati. Sono 2 anni e mezzo che stiamo portando avanti una sfida ambiziosa e soprattutto molto importante per questa splendida città, ma soprattutto per il suo contesto territoriale. Il contesto ha fatto di Taormina una perla del Mediterraneo. Purtroppo per tanti motivi questa perla non è stata riconosciuta nella lista del patrimonio mondiale, che è una cosa che le spetta. Il lavoro è molto complesso in questo senso. L'idea di fondo è avviare un processo di partecipazione, soprattutto delle forze più attive nel mondo della cultura, nel mondo della bellezza, nel mondo dell'arte, e tutti i cittadini di questa città, insieme a questo splendido contesto territoriale, dal Parco dell'Alcantara alle Valli d'Agro, al stesso scenario meraviglioso del patrimonio UNESCO dell'Etna. Quindi l'Etna in particolare è un patrimonio naturale, quindi diciamo non tiene conto della presenza dell'uomo che ha modellato questo grande paesaggio, e quindi il nostro compito è di attivare e rinnovare nella contemporaneità questo valore. Quali saranno i prossimi passaggi? Noi abbiamo avviato questa procedura perché c'è stato un periodo in cui il Consiglio nazionale dell'UNESCO era in rinnovo, per cui non abbiamo potuto consegnare i documenti di riferimento. Siamo al primo step ovviamente ufficiale, e l'UNESCO ci ha chiesto ovviamente gli approfondimenti. Viene la fase più delicata, cioè la fase di approfondimento scientifico, culturale, ma soprattutto partecipato. E questa fase deve vedere tutti coinvolti. Certamente è un lavoro difficile che richiederà ancora qualche anno. Per questo noi abbiamo fatto questo incontro non solo per ringraziare il comitato promotore, ma per avviare occasioni di partecipazione più allargata. Quindi il mondo della comunicazione, come la vostra emittente, come il vostro impegno e lavoro, così come il mondo della sensibilità intorno ai temi che riguardano poi l'economia reale dei nostri territori, cioè il turismo, quindi un turismo di qualità che sia sempre più elevato e che porti a Taormina di nuovo quell'area di luogo della cultura mediterranea a livelli altissimi.
cosa significherebbe per Taormina un eventuale ingresso nel patrimonio UNESCO? Beh, innanzitutto UNESCO è un grande brand mondiale, i cinesi lo sanno bene, infatti ci corrono dietro questo brand, però noi li battiamo. Ecco, una cosa che possiamo dire, l'Italia batte la Cina sui siti UNESCO e sulla bellezza. Dovremo riflettere su questo e dovremo riflettere sugli investimenti che si devono fare in questo settore. Quindi sicuramente il brand UNESCO aiuterebbe a in qualche modo orientare una nuova politica per il territorio e per la bellezza. Questo in Sicilia è molto importante, che la Sicilia ha 5 siti UNESCO e in qualche modo deve rilanciare la politica su questo. Speriamo che si prenda coscienza, sicuramente per il contesto territoriale sul quale stiamo operando, soprattutto per le aree interne che riguardano il contesto di Taormina, potrebbe essere una grande occasione di rilancio, perché noi non candidiamo solo Taormina, sia ben chiaro, perché solo Taormina sarebbe limitante. Candidiamo un intero territorio fatto di 24 comuni, quindi è il contesto che aiuta a crescere Taormina e loro stessi, quindi è una grande sfida di territorio. Speriamo che venga accolta adeguatamente e noi faremo tutti gli sforzi possibili affinché questo avvenga.